Jason! E quindi era un giorno di tempesta! Austro, la versione romana del vento del sud, teneva corte. I due giorni precedenti Jason aveva avuto a che fare con Noto. Il dio nella versione greca era spietato e facile all'ira, ma almeno era attivo. Austro invece. Beh, non troppo. Colonne di marmo bianco e rosso erano disposte lungo la sala del trono. Il pavimento di arenaria grezza fumava sotto i piedi di Jason. Il vapore alleggiava nell'aria come alle terme del campo Giove. A parte il fatto che di solito nelle terme non ci sono fulmini che crepitano lungo il soffitto, illuminando la sala con lampi disorientanti. I venti del sud vorticavano nell'ambiente in nuvole di polvere rossa e aria torrida. Jason stava ben attento a tenersene alla larga. Il primo giorno ne aveva sfiorato uno con la mano, per sbaglio. Le dita gli si erano riempite di così tante vesciche da sembrare tentacoli. In fondo alla sala c'era il trono più strano che Jason avesse mai visto: fatto di fuoco e acqua in parti uguali. La pedana era un falò. Fiamme e fumo si avvolgevano a spirale verso l'alto a formare il sedile. Lo schienale era una nube temporalesca. I braccioli strigolavano nei punti in cui l'umidità incontrava il fuoco. Non sembrava molto comodo. Ma il dio Austro vi sedeva oziosamente, come se avesse intenzione di passare un pomeriggio di relax a guardare il calcio in tv. In piedi, Austro sarebbe stato alto tre metri. Una corona di vapore cingeva i suoi ispidi capelli bianchi. La barba era fatta di nubi che esplodevano di continuo, generando fulmini e pioggia che gli gocciolava sul torace, bagnando la toga color sabbia. Jason si domandò se fosse possibile radersi una barba di nubi temporalesche. Doveva essere una bella seccatura pioversi di continuo addosso, ma Austro non sembrava farci caso. Il dio gli ricordava una specie di babbo natale bagnato fradicio, ma più pigro che festoso. Allora, la voce del dio rimbombò come un fronte temporalesco. Il figlio di Giove è tornato. Sembrava quasi accusarlo di essere in ritardo. Jason ebbe la tentazione di ricordare a quello stupido dio del vento che tutti i giorni aveva trascorso ore e ore là fuori in attesa di essere ricevuto. Ma si limitò a inchinarsi. Mio signore, hai notizie del mio amico? Amico? Leo Valdés. Jason tentò di rimanere calmo. Il ragazzo che è stato catturato dai venti. Uh, sì. Anzi, no, non ne sappiamo niente. Non è stato catturato dai miei venti. Senz'altro è stata opera di Borea o della sua stirpe. Eh sì, lo sapevamo. È l'unico motivo per cui vi ho fatto entrare, ovviamente. Austro inarcò le sopracciglia fino alla corona di vapore. Borea va contrastato, i venti settentrionali devono essere cacciati. Sì, Austro. Ma per contrastare Borea, dobbiamo assolutamente far uscire la nostra nave dal porto. La nave nel porto! Il Dio si appoggiò allo schienale e ridacchiò, mentre la pioggia gli scrosciava dalla barba. Sai quando è stata l'ultima volta in cui una nave mortale ha attraccato nel mio porto? Era quella di un re libico, Psillo. Diede la colpa a me per i venti torridi che gli avevano bruciato le messi. Riesci a crederci? Jason strinse i denti. Aveva imparato che non si poteva mettere fretta ad austro. Nella sua forma piovosa il dio era pigro, cordiale, ma imprevedibile. E le avevi bruciate tu, le messi? Certo! Il dio sorrise Bonario. Ma che cosa si aspettava Psillo, piantando coltivazioni ai bordi del Sahara? Quello stupido mise in acqua tutta la propria flotta contro di me. Voleva distruggere la mia roccaforte per impedire al vento del sud di soffiare. Io gli distrussi le navi, ovviamente. Ovviamente. Austro strinse gli occhi. Non sei dalla parte di Psillo, vero? No, Austro. Sono Jason Grace, figlio di... Giove! Sì, ovvio. Mi piacciono i figli di Giove. Ma perché siete ancora nel mio porto? Jason soffocò un sospiro. Non abbiamo il tuo permesso per andarcene. E inoltre la nave è danneggiata. Ci serve il nostro meccanico, Leo Valdes, per riparare il motore. A meno che tu non abbia un'altra soluzione. Mm. Austro sollevò le dita e fece roteare un piccolo turbine di polvere come se fosse un bastone. Sai, la gente mi accusa di essere volubile. Certi giorni sono il vento torrido, il distruttore delle messi, lo scirocco che soffia dall'Africa. Altre sono delicato. Preannuncio le calde piogge estive e le nebbie rinfrescanti del Mediterraneo meridionale. E in bassa stagione ho una bella casa a Cancun. A ogni modo, nei tempi antichi i mortali mi temevano e mi amavano al contempo. Per un dio l'imprevedibilità può essere un punto di forza. Allora tu sei fortissimo, commentò Jason. Grazie, è proprio così. Ma non si può dire lo stesso dei semitei. Austro si sporsi in avanti, avvicinandosi a Jason abbastanza da fargli sentire l'odore di campi bagnati di pioggia e delle spiagge di sabbia rovente. Mi ricordi i miei figli, Jason Grace? Ti sei spostato da un luogo all'altro, come il vento? Sei indeciso. Cambi di giorno in giorno. Se tu potessi decidere la direzione del vento, da quale parte soffierebbe? Il sudore scorse fra le scapole di Jason. Come scusa? Dici di aver bisogno di un navigatore e che ti serve il mio permesso. Io dico che non hai bisogno né dell'uno né dell'altro. È arrivato il momento di scegliere una direzione. Un vento che soffia senza meta non serve a nessuno. Io non capisco, mormorò Jason, ma si rese conto di capire perfettamente. Nico diceva di non sentirsi a casa da nessuna parte, ma almeno non aveva legami, poteva andare dove voleva. Jason invece, da mesi lottava con se stesso per decidere dove si sentisse più a casa. Si era sempre scontrato con le tradizioni del campo Giove, i giochi di potere, le lotte intestine. Ma Reina era una brava persona e aveva bisogno del suo aiuto. Se le avesse voltato le spalle, uno come Ottaviano avrebbe potuto prendere il comando e rovinare tutto quello che Jason amava di nuova Roma. Poteva essere così egoista ad andarsene. Il solo pensiero gli suscitava un senso di colpa schiacciante. Ma in cuor suo, Jason voleva fermarsi al campo mezzo sangue. I mesi che vi aveva trascorso insieme a Piper e Leo erano stati più appaganti, più giusti di tutti gli anni passati al campo giove. E poi al campo mezzo sangue. Almeno aveva la possibilità di incontrare il padre prima o poi. I dei non si fermavano quasi mai al campo giove per un saluto. Jason trasse un respiro tremante. Sì, so in quale direzione voglio andare. Bene. E quale sarebbe? E, ci serve sempre un modo per riparare la nave. C'è mica. Austro sollevò l'indice. Ti aspetti ancora la guida dei signori del vento? Un figlio di Giove dovrebbe sapere che le cose non stanno così. Jason esitò. Poi dichiarò Partiamo, Austro. Oggi stesso. Il dio del vento fece un gran sorriso e spalancò le mani. Finalmente dichiari quello che vuoi fare. Hai il mio permesso per partire, anche se non ti serve. E come farai a navigare senza il tuo tecnico, senza aver riparato i motori? Jason sentì i venti del sud sfrecciargli intorno, mitrendo con aria di sfida come caparbi Mustang per mettere alla prova la sua volontà. Aveva aspettato una settimana intera, nella speranza che Austro si decidesse a dargli una mano. Erano mesi che si arrovellava sui propri obblighi verso il campo Giove, nella speranza che il percorso gli si chiarisse. Ormai, capì, era arrivato il momento di prendersi quello che voleva. Doveva essere lui a controllare i venti, non viceversa. «Ci aiuterai!» Disse: I tuoi venti possono assumere la forma di cavalli. Ci darai una squadra per trainare largo due. Ci condurranno ovunque Leo si trovi. Fantastico! Austro era raggiante, con la barba che metteva scintille elettriche. Riuscirai a tenere fede alle tue parole audaci? Riuscirai a controllare quello che chiedi? O ne sarai dilaniato? Il dio batté le mani. I venti mulinarono intorno al trono assumendo la forma di cavalli. Non erano scuri né freddi come tempesta, l'amico di Jason. I destrieri del vento del sud erano fatti di fuoco, sabbia e temporali caldi. Quattro cavalli gli sfrecciarono accanto, bruciandogli i peli sulle braccia. Galopparono intorno alle colonne di marmo, sputando fiamme e nitrendo, con un verso simile a un getto di sabbia. Più correvano, più diventavano scatenati. Austro si accarezzò la barba piovosa. Sai perché i venti possono assumere la forma di cavalli, ragazzo mio? Ogni tanto noi dei del vento viaggiamo sulla terra sotto forma equina. Talvolta abbiamo generato i cavalli più veloci. Grazie, mormorò Jason, anche se batteva i denti dalla paura. Ma non è che morissi dalla voglia di saperlo. Uno dei venti gli si lanciò contro. Jason si scansò, ma i vestiti presero a fumare, sebbene lo avesse evitato. A volte i mortali riconoscono il nostro sangue divino, proseguì Austro in tono allegro. Dicono: Quel cavallo sfreccia come il vento. E giustamente. Come gli stalloni più veloci, i venti sono nostri figli! I cavalli si misero a girare intorno a Jason. Come il mio amico Tempesta? si azzardò a dire il figlio di Giove. Oh, beh. Austro corrugò la fronte. Temo che lui sia figlio di Borea. Non capirò mai come hai fatto a domarlo. Questi, invece, sono figli miei, una bella squadra di venti del sud. Controllali, Jason Grace, e tireranno fuori la tua nave dal porto. Controllali, si disse Jason. Sì, come no. I cavalli correvano avanti e indietro, smaniosi. Come il loro padrone, erano in conflitto, per metà scirocco secco e caldo, per l'altra metà nubi temporalesche. Mi serve velocità. Mi serve fermezza. Jason pensò a Noto, la versione greca del vento del sud. Caldo, torrido, ma velocissimo. In quel momento, scelse il lato greco. Scelse il campo mezzo sangue. E i cavalli cambiarono. Le nubi temporalesche si consumarono, lasciando solo polvere rossa e lo scintillio del calore, come un miraggio nel Sahara. Bravo! commentò il Dio. Sul trono adesso era seduto noto: un vecchio con la pelle color bronzo, con indosso un fiammeggiante chitone greco, la testa incoronata da una ghirlanda di orzo appassito e fumante. Che cosa stai aspettando? Jason si girò verso gli ardenti destrieri. All'improvviso non ne aveva più paura. Tese la mano: un vortice di polvere schizzò verso il cavallo più vicino. Un lazo, una corda di vento attorcigliata più stretta di qualsiasi tornado. Andò ad avvolgersi intorno al collo del cavallo. Il vento fermò un capestro, costringendo l'animale a fermarsi. Jason evocò un'altra corda di vento. Legò un secondo cavallo, obbligandolo a seguire le sue direttive. In meno di un minuto aveva messo la cavezza a tutti e quattro i venti. Li teneva sotto controllo, anche se loro continuavano a nitrire e a sgroppare, senza però riuscire a strapparsi via i capestri. Jason ebbe la sensazione... Di tenere in volo quattro aquiloni con un vento forte. Difficile, certo, ma non impossibile. Molto bene, Jason Grace, disse Noto. Sei figlio di Giove, ma hai scelto la tua strada, come hanno fatto tutti i più grandi semidei prima di te. Non hai voce in capitolo sulle tue origini, ma puoi scegliere il tuo futuro. Adesso vai, lega le due pariglie alla prua e fai rotta verso Malta. Malta? Jason tentò di concentrarsi, ma il calore emanato dai cavalli lo stordiva. Non sapeva niente di Malta, tranne forse una vaga storia su un falcone maltese. Il whisky al malto era stato inventato lì? Quando arriverai alla valletta, i cavalli non ti serviranno più, riprese noto. Vuoi dire che là troveremo Leo? Il dio scintillò, svanendo lentamente in ondate di calore. Il tuo destino diventa più chiaro, Jason Grace. Quando dovrai scegliere di nuovo fuoco o tempesta, pensa a me e non disperare. Le porte della sala del trono si spalancarono. I cavalli, fiutando la libertà, schizzarono verso l'uscita.